Exoratics, sono Alessandro e vi do il benvenuto a questo nuovo appuntamento. Dopo il video sulle auto elettriche low cost, dopo il video sulle vetture con alimentazione GPL, poteva mancare il video sulle auto a metano? Ovviamente no, e oggi quindi ci chiediamo insieme se ancora nel 2022 conviene acquistare una vettura a metano. Il metano come il GPL veniva scelto perché permetteva di percorrere tanti chilometri e di risparmiare sul carburante. Il suo prezzo infatti era decisamente inferiore rispetto a quello di benzina o diesel. Con i recenti rincari la differenza si è assottigliata, ma comunque è ancora a favore del metano, che conviene rispetto all'alimentazione tradizionale benzina o diesel. Infatti il rapporto tra consumi e chilometri percorsi è ancora in favore del metano. Basta infatti calcolare i costi di mantenimento di un'auto con alimentazione metano e ci rendiamo subito conto che ancora oggi è più conveniente rispetto a un'auto benzina o diesel. Considerate infatti che l'unica alimentazione a battere il metano a livello di costi è quella elettrica. Inoltre considerate che proprio come l'elettrico anche il metano è più green rispetto a diesel o benzina. Certo, ha comunque delle emissioni, ma sono nettamente inferiori rispetto a quelle di benzina o diesel. Quindi quella del metano è una scelta più vicina all'ambiente. C'è da considerare poi che i rincari dei prezzi del metano non dovrebbero durare per sempre. Alcuni esperti affermano che già per la fine del 2022 vedremo un rientro nella normalità. Alcuni invece più cauti con le tempistiche dicono che nella primavera del 2023 ci saranno finalmente i ritorni ai prezzi normali. E a quel punto sarà ancora più conveniente, come lo è sempre stato, avere un'auto metano. Quindi sì, in definitiva, il metano conviene ancora nel 2022. Questo spunto di riflessione ci apre le porte per andare a scoprire insieme quali sono le migliori auto metano da acquistare nel 2022. Prima di partire però voglio ricordarti, se non lo fai già, di iscriverti al nostro canale YouTube per rimanere sempre aggiornato sul mondo dell'automotive, di lasciare un like a questo video se ti è stato utile, di commentare per farmi sapere cosa ne pensi dell'alimentazione metano e di tutti questi rincari. Ora siamo pronti per partire e andiamo con la prima auto, che è obbligatoriamente Fiat Panda. È l'auto più venduta in Italia e sicuramente non è un caso. È un'auto citatissima nei miei video e anche questo non è un caso. Dopotutto è un'auto molto versatile, economica in fase d'acquisto, economica da mantenere. E se la scegliete con alimentazione metano, state pronti a spendere ancora meno. Non voglio soffermarmi molto su Fiat Panda perché la conosciamo a memoria, ma una menzione all'inizio di questo video la meritava sicuramente. Proseguiamo ora con una vettura tedesca, andiamo in Germania dove ci aspetta Volkswagen Golf. Arrivata all'ottava serie, Golf è tra le berline più amate del mondo. È davvero enorme il successo e la diffusione delle ultime due serie, la 7 e la 8, che staccano rispetto al passato per un design più duro, più deciso e più sportivo. Un'ottima scelta per chi vuole una berlina dal look grintoso ma non vuole rinunciare a comfort, consumi ridotti e di conseguenza costi di mantenimento ridotti all'osso, soprattutto se si tratta della versione metano. Ricordo poi per onestà che dall'ottava serie Golf è presente anche in una versione full electric, che permette di abbattere i costi del carburante e di abbattere anche le emissioni. Ma oggi si parla di metano, quindi diamo uno sguardo più attento a questa versione di Golf. Monta un innovativo motore turbo a gas metano 1500 turbo di cilindrata con 130 cavalli di potenza, che le permette di passare da 0 a 100 km orari in soli 9,6 secondi e di raggiungere una velocità massima di 206 km orari. Divertente da guidare, super confortevole e con dei consumi nella norma per l'alimentazione metano. Sempre in casa Volkswagen c'è una vettura molto intelligente che, oltre ad avere la sua versione full electric che la rende strepitosa in città, ha anche una versione metano. Se non l'avete ancora capito, sì, sto parlando di Volkswagen Up. Piccola, maneggevole, si parcheggia ovunque e se dall'esterno risulta compatta, i passeggeri non potranno certo lamentarsi perché nel suo segmento è tra le poche ad avere un abitacolo così spazioso ed accogliente. Tanto comfort ma anche tanta tecnologia. Il design non è particolarissimo ma è super funzionale. Diamo uno sguardo ad esempio al lato posteriore perché è così squadrato e lineare. Semplice perché in questo modo sarà ancora più confortevole da parcheggiare negli spazi stretti. Insomma, un'auto veramente molto ben studiata da Volkswagen. Ottimi poi i consumi, almeno quelli dichiarati da casa madre per la versione metano, che la vedono al di sotto della media. Infatti sono 2,9 kg per 100 km. Ci spostiamo, ma non di tantissimo, perché a sfruttare molto l'alimentazione metano con una gamma vastissima di veicoli c'è Seat. Seat è una casa automobilistica spagnola, ma da qualche anno è sotto la guida di Volkswagen, per questo dico che non ci spostiamo di molto.
Bisogna ammettere poi che negli ultimi anni c'è stato un grande apprezzamento nei confronti di Seat, anche grazie a una rinnovata gamma di SUV e crossover che stanno piacendo veramente tantissimo al mercato. Sono veramente tantissime poi le auto in casa Seat che possono montare un motore metano. Seat Arona, Seat Ibiza, Seat Leon, e oggi ci concentriamo proprio su quest'ultima, Seat Leon. Secondo il mio parere personale è quella più adatta ad avere questa alimentazione metano, perché si tratta di una berlina, ma c'è anche la versione station wagon che è ancora più adatta al motore metano. Sappiamo che le station wagon, segmento che negli ultimi anni è stato calpestato in termini di vendite dai SUV, è un segmento molto amato e scelto da chi percorre quotidianamente tanti chilometri. Cosa c'è di meglio quindi di una station wagon che ha anche dei costi di mantenimento ridotti? Per questo motivo reputo Seat Leon station wagon più adatta. Il motore è identico a quello della Golf metano, un 1530 cavalli che ci garantisce un'ottima spinta e dei consumi altrettanto buoni. Ultima, non per importanza e sempre vicina al gruppo Volkswagen, è Skoda Octavia metano. Siamo ancora una volta legati al gruppo tedesco e ancora una volta di fronte a una station wagon. Molto efficiente, molto comoda da guidare e molto tecnologica. Tutto questo con un prezzo di acquisto e, nel caso dell'alimentazione metano, anche un costo di mantenimento molto ridotti. L'alimentazione metano poi permette di ridurre le emissioni rispetto alla versione diesel. Perfetta quindi per chi percorre tanti chilometri quotidianamente e per questioni di autonomia non può ancora passare all'elettrico, ma vuole già ridurre le proprie emissioni e quindi il proprio impatto ambientale. E con questo abbiamo finito. Spero che questo video vi sia stato utile. Vi lascio come sempre il link in descrizione al nostro sito raptix.com, su cui trovate tantissime vetture metano in pronta consegna. Vi invito poi a iscrivervi al nostro canale YouTube se non lo fate già, per rimanere sempre aggiornati sul mondo dell'automotive. Presto poi arriveranno altre classifiche, quindi stay tuned e noi ci vediamo al prossimo video.